Questa vicenda è diventata pubblica perché io sono un candidato al Consiglio Comunale e perché è candidato sindaco e dall'altra parte le minacce arrivano da un candidato al Consiglio Comunale. Ma se noi pensiamo che questi siano temi seri, quante minacce vengono ignorate soltanto perché le persone che le ricevono non sono note, non sono pubbliche? Allora, io voglio chiudere prima possibile, però ha una rilevanza pubblica perché è evidente che abbia avuto una rilevanza pubblica e secondo me non tutti gli attori l'hanno proprio gestita nella maniera ottimale. Sono parole amare per quanto misurate, quelle pronunciate da Nicolò Rocco, che rompe così il silenzio sulle nuove minacce ricevute nella giornata di mercoledì via WhatsApp dal candidato di Coalizione Civica Francesco Cancian, già segretario provinciale di Sinistra Italiana. Messaggi pesanti anche nei confronti della fidanzata di Rocco, sui quali sta indagando pure la Digos, e arrivati come un fulmine a ciel sereno 24 ore dopo le scuse dello stesso Cancian per altre frasi espresse via social contro Rocco, con relativo ritiro dalla corsa elettorale. Troppo blanda, fa intendere il candidato centrista, la reazione di Coalizione Civica e di Giorgio De Nardi, ma la questione non è più solo politica. Io credo che sia importante che ci sia, diciamo, molta laicità di giudizio rispetto alle informazioni che ciascuno aveva, le informazioni che io posso avere oggi, perché noi leggiamo tutti i giorni di casi molto preoccupanti e rispetto a questi casi credo che ci voglia responsabilità nel capire se si poteva fare qualcosa per evitare che determinate situazioni avvenissero. Non citiamo la bontà alla cattiveria, non facciamo discorsi paternalisti, cerchiamo di capire di fronte al disagio mentale se c'è bisogno di un supporto professionale, non pacche sulle spalle, perché il disagio mentale è una cosa seria. Se una persona ha un cancro, non si dice che quella persona è buona o cattiva. Se ha una depressione, non è debole. Se ha una schizofrenia, non è buona o cattiva. Ragioniamo perché anche la salute mentale merita il rispetto che deve avere a partire dal lessico. Io non ho altro da dire su questa vicenda.